Amici sportivi, buongiorno. Quindicesima tappa, Valdengo, Monte Campione, con Paolo May, speaker ufficiale del Giro d'Italia. Ieri abbiamo vissuto una delle prime tappe in cui si è mossa davvero la classifica. Oggi si riparte da Valdengo. Che tappa sarà? Allora, intanto buongiorno, buongiorno Nicolò. Oggi sarà una tappa molto importante per la classifica generale, una tappa che sicuramente regalerà ancora delle emozioni a questo giro, che non è assolutamente concluso. Ieri abbiamo visto quelli che possono vincere il giro, soprattutto quelli che non possono vincerlo, e abbiamo visto quello che forse è ancora il grande favorito, nonostante sia ancora lontano in classifica, ma Nairo Quintana c'è e ci sarà anche oggi. Senti, oggi abbiamo l'occasione e la fortuna di incontrarti al Foglio Firma, un Foglio Firma di cui tu sei davvero protagonista, perché intervisti, incontri i corridori che stanno per partire e affrontare le fatiche della tappa. Che emozioni sono quelle che vivi sul palco? Ma innanzitutto i protagonisti sono i corridori e non sono io. Io mi diverto tantissimo in questo passaggio che è necessario per ogni tappa, cioè la presentazione, come hai detto tu, di tutti i corridori che sono protagonisti e saranno protagonisti di questo giro. Campione del mondo nel 2009, il Tour de France attivo, signori, Cavella, è marcia! Buongiorno Cavella! Signori e signori, Rigoberto Urana! Le emozioni sono tantissime, ma la cosa che colpisce di più è la straordinaria semplicità di questi splendidi corridori, che tutti i giorni si mettono in gioco col caldo, col freddo, con le salite, con le discese. Il Giro d'Italia è veramente duro, è duro per noi che siamo parte dell'organizzazione, non posso immaginare quanto sia duro per un corridore che lotta magari per la classifica con lo stress fisico e soprattutto psicofisico. La tappa numero 15, con partenza da Valdengo e arrivo a Plan di Montecampione, sarà dedicata a Marco Pantani. Metto la prova. No. Signori, lo no. Metto la prova. No. Lui è quello che sa tutto il ciclismo. No. Lui, quello che è senza donna perché sa tutto il ciclismo. Batte il cuore, senti? Non è il cuore. Da dove inizio? Da che anno inizio? Quando vuoi. Ti metto alla prova. Signori, voglio iniziare dal 1991. Ok. 90. Metto le cuffie? 90. Pugno. Ok, e fino qua. 91. Franco Chiocciolo. Hai anche il codice fiscale di Franco Chiocciolo? Sì, anche sì. 92. Indurain. 93. Indurain. 94. Berzin. 95. Ruminger. 96. Tokov. 97. Ivan Gotti. 98. Marco Pantani. 99. Ivan Gotti. 2000. Stefano Gazzelli. 2001. Gilberto Simoni. 2002. Paolo Sabondelli. 2003. Gilberto Simoni. 2004. Damiano Cunego. 5. Paolo Sabondelli. 6. Ivan Basso. 7. Danilo Di Luca. 8. Alberto Contadoro. 9. Teri Fanciofra. 10. Ivan Basso. 11. Scamponi. 12. Vai, deve essere la 13. Stefano Ribadini. Senti, il promo ufficiale del Giro d'Italia riporta una frase in inglese che dice "The land where emotion is one color". E, insomma, questo colore rosa davvero dipinge ogni cosa durante il percorso del Giro. Beh, il rosa è il simbolo del ciclismo in Italia, secondo me lo è anche nel mondo, perché penso che dal punto di vista dell'animazione, del tifo, del calore del pubblico, il Giro d'Italia non sia assolutamente secondo a nessuno, e l'abbiamo visto una dimostrazione proprio ieri nella tappa di Europa, ma anche nelle tappe del centro e del sud Italia, dove la gente è caldissima. E poi non vorrei dimenticarmi dell'Irlanda e dell'Irlanda del nord, scusate, in particolare con gli amici di Belfast, che sono stati veramente straordinari. Grazie mille Paolo. Grazie a voi, un saluto al mondo Nickland, ciao.